Ci stavate aspettando e noi siamo arrivati puntualissimi, sono le 7:15 spaccate. Il buongiorno da Alessandro Pagliai, poi Giulia Maestrini nella seconda parte della nostra trasmissione Buongiorno Siena, che inizia parlando del 29 novembre, oggi la giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. I fatti più importanti ci portano indietro nella storia, all'anno 800 Carlo Magno arriva a Roma per indagare sui presunti crimini di Papa Leone III e poi 1732 il terremoto dell'Irpinia che causa migliaia di vittime e purtroppo non sarà l'ultimo nella storia, mentre nel 1830 scoppia la rivolta di novembre in Polonia. Andiamo al 1877, Thomas Edison dimostra per la prima volta il funzionamento del fonografo, ne avevamo parlato qualche giorno fa per questa invenzione, è riuscito in questa data, 29 novembre appunto 1877, a dimostrare l'utilizzo e il buon funzionamento. 1899 nasce il Football Club Barcelona, in questo caso parliamo di una squadra storica che insomma ha fatto il calcio, lo ha proprio vissuto, lo ha proprio stravolto per le sue vittorie, per i tanti successi, quindi un sodalizio che viene ammirato in tutto il mondo, anche ora che forse non se la passa proprio benissimo come ai tempi d'oro. 1945 viene dichiarata la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e poi andiamo al 1947, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota per la partizione della Palestina tra arabi ed ebrei. Andiamo al 1975, il nome Microsoft viene usato da Bill Gates per la prima volta in una lettera. 1990, guerra del Golfo, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la risoluzione ONU 678 autorizzando l'intervento militare in Iraq. E nel 2001 muore George Harrison, il cantante musicista inglese componente dei Beatles. Nel ricordo di George Harrison abbiamo visto in questo video comparire anche Ringo Starr, non so se ve ne siete accorti, se ci seguite sul canale 91. Adesso invece noi parliamo dei nati oggi e cominciamo così collegandoci alla musica dei Beatles e di George Harrison a Gaetano Donizetti. Lo so che non c'entra niente, però è nato in questa data nel 1797 il grande compositore italiano, appunto era nato il 29 di novembre. Poi Cixi, nata nel 1835 l'imperatrice cinese. Carlo Levi, nato nel 1902 lo scrittore. Poi Jacques Chirac, nato nel 1932, in questo caso parliamo del 22esimo presidente della Repubblica francese. Poi John Mayall, nato nel 1933, musicista blues inglese. E Lorenzo Bini Smaghi, nato nel 1956, l'economista. Maura Martellucci intanto è pronta, ci racconta i fatti più importanti accaduti a Siena e quindi andiamo a sentire il 29 novembre cosa è successo. Buongiorno a tutti. Il 29 novembre del 1981 si ricorda perché ci furono dei gravi incidenti al Palasport di Siena durante la partita di pallacanestro Sapori Latte Mattese Caserta. Alla fine dei tempi regolamentari le due squadre sono in pari a 85 punti, ma in questo momento iniziano furiose colluttazioni tra le due tifoserie. Gli incidenti si allargano anche agli spettatori delle gradinate, arrivano i carabinieri e purtroppo succede che uno di questi spara tre colpi in aria per cercare di sedare comunque la rissa. Però in questo momento c'è il panico. Le squadre che erano in campo per iniziare i tempi supplementari i giocatori si buttano a terra. C'è un fuggi-fuggi generale dalle tribune. Addirittura la moglie dell'allenatore della Sapori, che era Taglialatela, viene colta da un malore e viene portata in ospedale. Poi il clima si calma, la partita riprende e vince la Sapori per 90-89, ma quei 5 minuti di tempi supplementari non volò in tutto il Palasport, come dicono i giornali dell'epoca, nemmeno una mosca. È una storia particolare, una storia che unisce lo sport alla cronaca purtroppo per gli eventi che ci furono. Noi facciamo una pausa, poi di eventi senesi ovviamente parleremo nel corso della nostra puntata. We'll be right back.
Siamo arrivati al momento delle nostre notizie flash. Per cominciare l'intervista a Meloni, questo governo durerà, la manovra sostiene i fragili e il ceto medio non va stravolta. La Premier dice da alcune ONG attività ideologica che aiuta gli scafisti. Ischia, c'è tantissimo lavoro da fare, ogni euro investito sul territorio è per dare più sicurezza ai nostri figli. Questa è la puntualizzazione in merito anche alle ultime vicende. Poi particolare, molto molto particolare questo fatto, la moglie del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e il post poi rimosso, finito di fare serata, il post che insomma è stato poi tolto della moglie del sindaco, io solo a casa con un bimbo. Sinibaldi, 36 anni, primo cittadino di Fratelli d'Italia, è stato eletto a giugno al primo turno con il 53% dei voti, sicuramente insomma redarguito dalla moglie perché non stava tornando a casa per ovviamente il suo lavoro. La lettera di Andrea, fra orgoglio e anche i risultati straordinari ottenuti, è meglio lasciare. La nota del club, Maurizio Scanavino, nuovo direttore generale, avete capito, stiamo parlando della Juventus. Dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione della Juve, il presidente uscente ha scritto una mail ai dipendenti in cui rivendica i successi di questi anni e spiega la decisione, un'autentica rivoluzione in casa Juve. Ne parleremo ovviamente trovando altre notizie. Lagarde, appropriato che l'Italia abbia per la prima volta una premier donna. Meloni, il nostro percorso è appena iniziato. La presidente della BCE in Italia, progressi significativi negli ultimi 2 anni. Bene, almeno una buona notizia o perlomeno un'iniezione di fiducia. In fuga dagli orrori dell'Iraq, la nuova vita di Faiza, io rinata aiutando gli altri. È scappata da Baghdad 6 anni fa dopo l'uccisione del marito, l'accoglienza nel milanese tra volontariato e lavoro grazie a una COP. E poi quel cuor contento di Verga, la mostra di Catania sull'inventore del verismo, dall'esposizione al Castello Ursino emergono aneddoti e documenti inediti che aiutano a capire meglio non solo lo scrittore, ma anche momenti di storia della letteratura italiana ed europea. Un grande Verga che viene appunto messo in primo piano in questa iniziativa. La frana di Ischia, quei comuni dell'isola privi di piano regolatore, un favore agli abusivi. La legge italiana lo prevede dal 1968, da allora ogni comune è obbligato a dotarsene per stabilire le zone in cui non si può costruire e quelle che invece possono essere destinate appunto alle costruzioni. E manca il piano regolatore e quindi, come è stato detto e come viene messo in evidenza in questa notizia, è un favore agli abusivi. Cerca di sedare una rissa, viene ucciso a pugni, il tunisino Rida aveva 39 anni, lascia 3 figli piccoli, le urla che spezzano il silenzio nella notte. Chi vive a Borgo Bovio, in provincia di Terni, quartiere noto per risse e spaccio di droga, si affretta a chiamare le forze dell'ordine, ma stavolta è troppo tardi. Musk che attacca Apple, minaccia di bloccare Twitter, ancora il miliardario al centro di notizie con polemiche che vanno avanti e ovviamente polemiche però che portano in primo piano le più grandi aziende del mondo. Studenti, l'effetto Covid, impreparati e senza lavoro, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici con il miglior liceo a Roma e il classico, lo storico Giulio Cesare, a Milano il liceo privato Sacro Cuore, a Torino il Massimo D'Azeglio. Sono questi appunto gli istituti migliori per quanto riguarda le scuole, però ci sono dati non propriamente positivi per quanto riguarda i giovani, gli studenti sono impreparati e senza lavoro. Questa è un po' una sintesi di quello che è stato raccolto. Armi a Kiev, la prova del Parlamento, il centrodestra proroga fino al 2023, opposizioni divise in 4, ipotesi di astensioni incrociate tra PD e 5 Stelle. Stati Uniti, poliziotto adesca minorenne in chat, per rapirla uccide i nonni e la madre della giovane. L'uomo si è poi dato alla fuga in auto con la teenager, ma è stato intercettato da altri poliziotti ed è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco. Juventus, il CDA del club si è dimesso, lascia anche Agnelli. Sulla decisione ha pesato l'inchiesta della Procura di Torino per falso in bilancio. L'assemblea degli azionisti il 18 gennaio nominerà il nuovo CDA. Intanto Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale. Andiamo in Cina con Covid zero e polizia in strada, arresti, barriere. Pechino vuole azzerare la rabbia dopo i cortei per la politica Covid zero, promesse restrizioni sanitarie un po' più precise, così viene definita la questione. A Ischia, Pichetto Fratin dice arrestare i sindaci, è bufera, anche Salvini lo accusa, il ministro dell'ambiente contro l'abusivismo, basterebbe mettere in galera il sindaco e chi lascia costruire. Poi rettifica, nessun riferimento specifico, intanto però insorgono i primi cittadini, chieda scusa e il vice premier leghista Salvini dice io i sindaci voglio liberarli dalla burocrazia.
Letta e Renzi, che polemizzano su questa vicenda. Angelina ha 83 anni, fa il cammino di Santiago da sola, questa società non mi piace, volevo andarmene, ha percorso a piedi 1000 km in 39 giorni, il prossimo viaggio sarà il cammino dalla parte portoghese. Invece per quanto riguarda il benessere in azienda ci sono insomma delle novità sull'inserto del Corriere della Sera, buone notizie con il coinvolgimento dei dipendenti e quindi insomma un risultato di un'indagine che fa capire come si possa migliorare appunto il benessere in azienda dei lavoratori. Ischia, i 26 anni trascorsi per abbattere una villa, e ancora di Ischia si parla, con un imprenditore che la costruì abusivamente nel 1995, la sentenza risale al 2003 ma la demolizione è addirittura del 2021. L'inchiesta che punta sull'allarme ignorato, siamo sempre sull'isola, 23 mail senza risposta, l'ultima segnalazione pochi giorni prima la strage, vogliono ricostruire la storia delle denunce, degli appelli caduti nel vuoto, vogliono ripercorrere la catena di segnalazioni e quindi insomma si sono messi al lavoro per capire un po' quello che è accaduto o quello che doveva accadere in precedenza, non è stato fatto. Campionato del mondo di bollicine, si parla dello spumante italiano con la nostra nazione che ha conquistato in questa classifica ben 53 ori, consentendo all'Italia di piazzarsi seconda nel medagliere dietro ovviamente alla Francia. E poi ci sono i sei nuovi volti del cibo con la cerimonia a Milano che ha proclamato i talenti del food e quindi in questo caso un premio speciale anche della giuria Fabio Fazio, che non sarà un grande cuoco però evidentemente insomma in questo contesto c'entrava davvero visto che lo hanno premiato. Manovra, tagli alle intercettazioni, ai fondi per le carceri, limiti alla rivalutazione delle pensioni, da dove vengono le risorse finanziarie della legge di bilancio, ovvero come vengono pagati gli interventi che incrementano la spesa pubblica, in questo caso il focus è del Messaggero sul web. Poi ci sono ancora queste classifiche sulle scuole superiori da Milano a Roma, da Torino a Napoli, online l'aggiornamento della guida interattiva che si chiama Eduscopio 2022 per aiutare le famiglie a scegliere la scuola migliore per i propri ragazzi. Ci sono anche novità ovviamente e un dato, effetto Covid per i diplomati che hanno cercato lavoro, meno 11% di occupati. Pensioni, la stretta su opzione donna, senza figli scatta 60 anni, statali 1 miliardo in attesa di nuovi contratti e in questo caso il testo c'è, completo di relazione tecnica su effetti finanziari e coperture. La legge di bilancio sta prendendo la via della Camera anche se alcuni temi restano in sospeso. Poi per quanto riguarda Ischia, nuovamente le demolizioni fantasma delle case abusive, ne hanno eseguite solo il 2% e quindi insomma c'è chi sostiene che la frana sia tutta colpa della cattiva manutenzione degli alvei e delle briglie del monte appunto sopra Ischia. In questo caso però si fa riferimento anche alla situazione delle case abusive che sicuramente lì ha influito molto. Opzione donna, si ritorna a parlare dei nuovi requisiti, chi potrà andare in pensione 2 anni prima, 60 anni per accedere alle agevolazioni pensionistiche, bisogna rientrare in 3 categorie e quindi insomma c'è un focus sulle pensioni. Noi andiamo avanti, andiamo ai mondiali, ci andiamo spesso in questi giorni ovviamente con i risultati delle squadre ma anche con alcune vicende che non sono solo sportive. Perché Andrea Onana non gioca ai mondiali, sospeso dalla rosa, le ragioni sono disciplinari, il portiere del Camerun e dell'Inter avrebbe reagito male alla richiesta del CT di modificare il proprio stile di gioco, sospeso temporaneamente è in hotel in Qatar in attesa di capire se potrà tornare in campo. E poi ancora Ischia con un'altra storia, il cane Yuki salvo dopo 2 giorni, aspettava nell'auto distrutta i padroni morti con il neonato, una storia di un animale appunto che ha vagato tra i detriti vicino alla casa delle persone trovate morte con il neonato appunto della coppia che purtroppo non ce l'ha fatta. Ora il cane è stato affidato a un'amica della proprietaria. Andiamo avanti con Scanavino, il nuovo direttore generale della Juventus dopo le dimissioni di Agnelli e del CDA, terremoto in casa Juve appunto, e si è dimesso anche il presidente come abbiamo detto, oltre a Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.
la società ha conferito l'incarico di direttore generale al nuovo personaggio, appunto Scanavino, che prende le redini della società dal punto di vista dirigenziale in questo momento. Obbligo di POS solo oltre i 60 euro, si torna alla frenata del governo, in campo la Commissione dell'Unione Europea, pensioni, paletti a opzione donna, l'età minima sale a 60 anni, scende a 59 per chi ha un figlio, a 58 dai due in su, e poi insomma staremo a vedere se questo diventerà un fatto definitivo. Un'altra notizia che riguarda le dimissioni in casa Juve, la lettera ai dipendenti da parte di Agnelli, compattezza venuta meno, nuova formazione che ribalti la partita, un po' di caos all'interno della Juve, soprattutto per l'inchiesta appunto dal punto di vista finanziario. I cartelli di Giselle, l'arma segreta del neo senatore John Fetterman, si parla della Pennsylvania, appunto con il neo senatore che ha battuto Oz, che era appoggiato da Trump, anche grazie alla moglie che è stata la sua portavoce in campagna elettorale. Un altro personaggio, chi è il Falco? L'invasore di campo ai mondiali, è stato anche volontario in Ucraina durante Portogallo-Uruguay. Mario Ferri è entrato in campo con una bandiera arcobaleno, lui definito il Falco, aveva anche la maglia di Superman con un messaggio di sostegno al popolo ucraino e alle donne iraniane. Per quanto riguarda Corsicato parliamo di cinema, parliamo insomma di spettacoli, in questo caso il cinismo dei giovani in un thriller, ragazzi che non sanno amare, forse uno specchio dei tempi in perfetta illusione, questo è il titolo. La situazione che riguarda invece ancora il governo con il blitz di Forza Italia, il decreto rave, ma c'è l'altolà della Lega alle pene ridotte dopo appunto il blitz, l'intervento di Forza Italia. La legge ancora con gli emendamenti presentati da Forza Italia al Senato deve decollare. Juventus per l'ennesima volta, dimissioni di Agnelli e Nedved, lascia anche tutto il CDA. C'è una voce, in questo caso la notizia è un po' diversa perché c'è una voce sul ritorno di Del Piero. Burri che affascina Milano, la risposta italiana alle grandi aste di New York, in questo caso l'artista con una mostra, e in questo caso si parla appunto di arte. Poi per il cinema infinito è il Mereghetti, esce il 29 novembre, la nuova edizione aggiornata, estesa, sempre diversa del repertorio del critico, compie 30 anni appunto, questa edizione sarà festeggiata in maniera particolare. Sicurezza stradale Torquati, autovelox mobili a Corso Francia, non solo lì ovviamente, un po' in tutta Italia, degli autovelox mobili se ne parla anche spesso in tono polemico. E poi per quanto riguarda invece altre notizie, maltempo in Sicilia, scuole chiuse a Siracusa, Ragusa nel Messinese, ci sono i comuni coinvolti dopo l'avviso emanato dalla Protezione Civile regionale che ha attivato la fase operativa di preallarme, quindi oggi le scuole restano chiuse. Ischia, così l'uomo ha divorato la montagna, sull'isola spariti quasi 2000 chilometri di terrazzamenti. Per quanto riguarda invece una neonata positiva alla cannabis, finisce in ospedale il malore della piccola di 10 mesi mentre era a casa con la nonna, partono le indagini dei carabinieri, in questo caso è accaduto a Bologna con i carabinieri coordinati dalla procura che hanno avviato le indagini per lesioni personali aggravate per risalire alle responsabilità. Un'altra notizia dai mondiali, Benzema, Francia, può tornare in Qatar per gli ottavi, l'attaccante del Real Madrid sta preparando il ritorno appunto e quindi potrebbe essere un protagonista, d'altronde era anche molto atteso. A Casamicciola l'ex sindaco, 23 mail pack per dare l'allarme, 4 giorni prima nessuno mi ha ascoltato, l'ingegnere Giuseppe Conte, già primo cittadino del comune colpito dalla frana, spiega che cosa ha fatto e perché nessuno lo ha seguito. Professore ma anche youtuber che dà consigli in amore, scatta l'accusa, guadagni illeciti per 360.000 euro, Massimo Taramasco, docente di un istituto tecnico, non ha avvisato la scuola della sua seconda attività, i video pieni di consigli su un profilo dedicato con una società interposta per gestire gli incassi. E per quanto riguarda un virus rimasto congelato per 48.500 anni e tornato in vita, l'incremento delle temperature potrebbe causare il risveglio di patogeni antichi di decine di migliaia di anni, appunto perché 7 virus giganti hanno conservato la loro capacità infettiva e si sono replicati in laboratorio.
Poi con Fiorello credo che possiamo chiudere, parla di Ischia, gli italiani sono stufi, il TG1 ha definito la mia presenza uno sfregio e Fiorello dice poco elegante. Parliamo ancora di eventi musicali, visto che prima insomma ce ne siamo occupati. L'evento musicale di oggi per noi è il 1980, nasce D'Argent Amico a Sanremo 2022 con Dove si balla. Almeno mettiamo un po' di allegria e poi torniamo. Beh, io vorrei che l'autore di questo libro che presentiamo non si offendesse se dico che c'è questo effetto nostalgico, perché ci riporta indietro agli anni belli, insomma, quando spettacolo, musica, cinema facevano parte intensamente della nostra vita in maniera collettiva, non da condividere da soli o comunque in maniera ristretta, ma quando c'era insomma la volontà di andare al cinema si trovavano le file fuori dal botteghino, oppure si andava a seguire uno spettacolo e la situazione era di grande coinvolgimento generale. Adesso questa cosa si è un po' ridotta personalmente, vuoi per il Covid, vuoi per altri motivi, e quindi insomma è un po' cambiata la storia, sono cambiati i tempi. Salutiamo il giornalista e scrittore Vincenzo Coli che è collegato con noi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e spettatori. Vogliamo parlare... Sì, prego, prego, volevamo parlare del tuo libro. Sì, mi ha tolto la parola di bocca, proprio questo era un po' il succo del discorso. Io ho scritto questo libro inizialmente pensando di celebrare in qualche modo 40 anni, 40, sottolineo, di vita della cooperativa Nuova Immagine, gestisce il cinema Nuovo Pendola. Poi ho pensato, ma perché non raccontare anche tutte le altre sale cinematografiche, ben 7, 8 anzi addirittura sono stati negli anni d'oro, insomma dall'Odeon al Moderno, dal Metropolitan all'Alberino scomparso, al Senese anch'esso scomparso, insomma sono stati tutti luoghi del cuore per almeno 4 generazioni di senesi, quando le sale avevano davanti appunto la coda, da cui il titolo è la parafrasi di un vecchio film di Pasquale Festa Campanile, perché andare al cinema tra gli anni 50 e 80 è stato un rituale collettivo, una pratica sociale importante, una forma di divertimento ma anche un modo per conoscere il mondo. Al cinema si coltivavano le amicizie, si nascevano gli amori, era ed è tuttora, per quelli che ci vanno, purtroppo sono sempre meno, i cinefili soprattutto, lo strumento più democratico. In platea l'operaio o la casalinga poteva trovarsi accanto il conte Chigi, verissimo, appassionato di commedia e di western. E niente, io ho attraversato 40 anni di storia in questo libro, dagli anni 50, dal dopoguerra fino al boom economico, il 68, gli anni della prima crisi energetica, poi le anni di riflusso, raccontando Siena attraverso le sale cinematografiche, quindi anche la vita sociale e politica di questa città, non solo, ma anche il contesto, l'Italia che cambiava e da paese contadino diventava paese industriale. Ecco, insomma, perché ovviamente perché ti è venuta l'idea, come dire, di spaziare su tutti i cinema, no? Perché c'è una parte, intanto il libro che si chiama Quando i cinema avevano la coda, proprio a riferimento a quello che stavi dicendo, c'è il racconto anche un po' di tutti i cinema, è una parte particolare che vogliamo insomma raccontare a chi magari è più giovane, non ha vissuto quel periodo, quando, come scrivi tu, insomma si prendeva la sedia da casa, si portava per andare in alcuni luoghi dove partecipare tutti insieme alla... Cinema all'aperto, no? Straordinario. Esatto. Io il primo film l'ho visto a 5 anni al cinema all'aperto del Prato di San Francisco. E tutti, la scena dopo scena, partivano in sandali e ciabatte e vestaglia e la sedia e il panino da casa e si mettevano davanti al cinema, davanti allo schermo. E io ho parlato di queste sale perché tutti i senesi l'hanno frequentato, tutti i senesi di ogni censo, di ogni classe sociale, e hanno formato il loro immaginario su capolavori, su film di serie B, ed è un patrimonio condiviso, e io spero che ci sia una
una condivisione anche di emozioni, insomma, una forma di immedesimazione. Non è un'altra operazione nostalgica, a volte la nostalgia fa anche bene al cuore, è un modo per guardare al passato e non andare avanti, per carità. Però, ecco, certi ricordare certi valori credo sia importante. Io credo che il cinema, la visione del cinema è cambiata, è stata rivoluzionata continuamente, come dicevi te, ora si guardano nel computer, si guardano sugli smartphone, i film. Però i film molto belli esistono, continuano ad esserci. E io credo che il cinema continuerà a farci sognare come sempre ha fatto. Ecco, questo è il mio messaggio positivo per il futuro, insomma. Bene, lo giriamo questo messaggio positivo a chi ci ascolta, sperando che davvero ci possa in futuro essere di nuovo la possibilità di condividere anche il cinema, la musica, gli spettacoli, gli eventi, insomma, certo, di essere una parte integrante di una città, di un ambiente particolare, in questo caso l'ambiente cinematografico. Grazie a Vincenzo, certo, Coli, buona giornata. Grazie a te e a voi tutti, buona giornata. Salutiamo dunque lo scrittore, in questo caso del libro che abbiamo presentato, Quando i cinema avevano la coda. Adesso, insomma, la coda si trova difficilmente ai cinema. Speriamo che però magari in vista delle festività natalizie, quando ci sono, insomma, i film più attesi, si possa rivedere di nuovo la fila al botteghino. Noi andiamo invece in fila a mettere insieme i quotidiani nazionali, cominciamo dal Corriere della Sera, in questo caso la prima pagina con questo governo durerà l'intervista a Meloni, un mese a Palazzo Chigi, il reddito non ha funzionato, piano per il clima, non ritiro le querele. Tutto questo riassume le parole appunto di Meloni, la manovra sostiene fragili e ceto medio, non va stravolta. Poi la fotonotizia ancora per Ischia, case abusive, SOS inascoltati, così Ischia frana e ci sono ancora ricerche, è stata trovata l'ottava vittima, attenzione tra i ministri sulle responsabilità dei sindaci. E poi invece per quanto riguarda le migliori scuole d'Italia, vince Morbegno, e ancora la vicenda di Saman, i resti ritrovati a Novellara, il corpo integro con i vestiti di quando sparì. Per la partita dell'acciaio, così la definisce il Corriere, ex Ilva in crisi, lo Stato è pronto a salire al 60%. Vediamo se poi ci sono altri riferimenti, ovviamente quello che riguarda la Juventus, riunione d'urgenza, lascia anche Agnelli, terremoto Juve, via il CDA, si dimette l'intero consiglio, in questo caso poteri a Scanavino. Noi andiamo a Repubblica con il titolo principale, il partito del condono, così appunto il giornale va a dedicare dall'abusivismo al fisco quello che accade dietro il dramma di Ischia, il fronte trasversale delle sanatorie, polemica sul ministro Pichetto che vuole il sindaco in galera, così riportato tra virgolette, il governo riduce le risorse per la lotta all'evasione, quindi insomma un attacco da parte di Repubblica, definiamolo così, comunque un commento con senso critico per quello che è accaduto. Meloni, PNRR a rischio, Fitto rivedere al ribasso il piano delle opere. La manovra, pensioni in 3 anni, un taglio da 17 miliardi, poi ancora per quanto riguarda la Juventus, a gennaio l'elezione dei nuovi vertici e intanto si dimettono Agnelli e tutto il CDA, la fotonotizia per la famiglia Agnelli. Invece per quanto riguarda quello che accade, linea dura o dialogo, il dilemma in Cina davanti alle proteste, il dilemma di Xi Jinping e il generale Iannucci, la stabilità dell'Iraq, frontiera della NATO, quindi si spazia da una nazione all'altra per quanto riguarda quello che potrà accadere a livello politico internazionale. Invece per quanto riguarda il calcio, si gioca USA-Iran tra calcio e politica, la partita della storia così definita. Poi contante, PNRR, scontro con l'Unione Europea, il governo che frena sull'obbligo del POS sopra i 60 euro, opzione donna, la maxi stretta sulle pensioni, le novità che riguardano l'Italia, per Bruxelles l'Italia che non rispetta i patti del recovery, Meloni, mi assumo tutte le responsabilità della manovra. I partiti e i segreti del draghicidio, Lucia Annunziata appunto, in questo caso
ad analizzare la situazione. Pressioni e sponsor, il mondiale dei diritti finito troppo presto, e poi invece per quanto riguarda la Juve che volta pagina, ovviamente sulla stampa è ovvio il riferimento alla famiglia Agnelli, dopo l'inchiesta sui bilanci si dimette il CDA, Scannavino, nuovo direttore generale. Libero sul reddito e non solo, la Meloni tira dritto. Sui disoccupati non torno indietro, siamo qui per fare ciò che è giusto, non quello che ci porta più voti. E occhio a giocare con i nostri pensionati, le rivalutazioni bloccate e appunto l'approfondimento all'interno di Libero. L'obbligo di usare il POS è un obbligo a smenarci, in questo caso un'altra notizia. Poi le ONG non aiutano noi migranti, un legame tra loro e gli scafisti, le accuse nel film contestato a Napoli, la Russa invita il regista al Senato. Vediamo se c'è ancora, sì, ma quale bestseller, vendute 9.000 copie del libro su Mauro, come ha fatto a camparci? E questo è l'interrogativo sempre un po' polemico di Libero. Il Fatto Quotidiano, ecco chi ha favorito l'abusivismo a Ischia. Si attacca Conte per tacere le colpe di politici e cittadini, l'SOS del sindaco, sgomberate tutto, ma invano, appunto un appello inascoltato, e secondo Il Fatto ci sono colpe di regione, comuni e partiti. All'interno del quotidiano l'analisi su questa vicenda. Poi l'evento di lancio Fontana, la regione paga la campagna, e invece per quanto riguarda la mozione dei partiti, governo e Ucraina, il 2% del PIL per armi invii per tutto il 2023. Delle armi in Ucraina se ne parlerà ovviamente anche per quanto riguarda altri quotidiani. Andiamo adesso al Messaggero, il giornale di Roma. Meloni difende la manovra, è utile all'Italia, e poi Ischia, i 23 allarmi ignorati. I PM puntano sulle mail dell'ex sindaco di Casamicciola, scrivevo di evacuare, nessuno si è mosso, effettuato solo il 2% della demolizione. Pichetto, arrestare i primi cittadini, Salvini li difende, insomma la polemica al centro della maggioranza. In questo caso Terni, tragica fine del tunisino, Rida che lascia 3 figli piccoli, caccia al killer, ucciso nella rissa, voleva mettere pace, evidentemente insomma è andata in un altro modo. Lo scandalo bilanci ribalta la Juventus, via Agnelli e il CDA, e poi la tragedia ad Ancona, tir contro ambulanza, morti autista e paziente. Il Sole 24 Ore, le notizie di economia con manovra, addizionale IRES al 50% per le 7.000 imprese energetiche, pensioni, risparmi per 36,8 miliardi, poi il bonus inflazione dell'1,5%, premi agli stipendi alti, e ancora niente POS fino a 60 euro, ma conta l'Unione Europea, quindi la decisione è attesa a breve. Le proteste in Cina scuotono i mercati, borse giù, il petrolio tocca i minimi, questo dopo le giornate appunto di ieri e l'altro ieri. Il Manifesto, la montagna incartata, la prevenzione promessa dopo ogni precedente alluvione non c'è mai stata, i canali sono rimasti ostruiti, le case a rischio, e c'è un nuovo allarme, dice il geologo che è salito in cima alla frana. 760.000 nuovi poveri, colpito il Sud, il rapporto che parla di recessione, caro bollette, con il Mezzogiorno che è in ginocchio. L'economista Viesti, il taglio del reddito è pericoloso, se ne occupa con l'approfondimento il Manifesto all'interno del quotidiano. Poi vediamo se c'è un'altra notizia, sì, quella di Iran USA, la partita che non si può perdere, e ancora zero Covid, le proteste in Cina, monta la rabbia, e ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda le nostre breaking news di apertura. Un luogo per la pace, il titolo di Avvenire, il Vaticano si propone come sede dei negoziati, il Papa pronto a mediare, ma ho ben chiaro chi è l'aggressore, Mosca prima apre le trattative, poi attacca Francesco, arrestati 2 preti nel Don Bus, e ancora raid sui civili, una situazione che non si sblocca. Ischia, 8 vittime e bufera politica, la fotonotizia dell'Avvenire appunto sulla vicenda che riguarda l'isola. Poi la manovra, Roccella, l'assegno sarà migliorato, sul POS caso con l'Unione Europea. Andiamo alla Gazzetta dello Sport, prima di chiudere con le prime pagine dei quotidiani, siamo abbastanza in ritardo con la pubblicità. Juve, la rivoluzione, finisce l'era Agnelli con Andrea, lasciano Nedved e arriva bene l'inchiesta plusvalenze di Consob e Procura alla base della decisione, al nuovo AD viene chiesto di restare ma i poteri a Scannavino, e quindi ancora situazione in evoluzione. Brasile, solo magie per il mondiale con Casemiro e gol, agli ottavi appunto il Brasile, avanti anche il Portogallo, quindi ci sono già delle affermazioni importanti tra le squadre
che partecipano al mondiale. Ferrari cambia anche la rossa, Vigna al posto di Binotto, aspettando la svolta. Per noi la svolta è dare la linea alla regia. Torniamo fra pochissimo, avremo altre interviste, ovviamente il meteo, e proseguiremo nella rassegna stampa con i quotidiani locali. Se tanto mi dà tanto, stando all'indicazione di ieri, oggi per quanto riguarda il meteo siamo al centro della perturbazione, quindi siamo coinvolti direttamente da questo passaggio, ma Daniele Grifoni è già pronto a raccontarci che cosa potrà accadere. Buongiorno, ci colleghiamo con il Consorzio Lamma. Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Sì, siamo interessati da una depressione che ha il suo centro sulle regioni meridionali italiane, dove si hanno anche le condizioni di maltempo più spiccato. Sulla nostra regione siamo interessati da un flusso di ritorno da est che tipicamente non porta mai sulla nostra regione condizioni di particolare maltempo. Ovviamente avremo una giornata comunque con cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, ma con poche precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, questa notte sono aumentate rispetto a ieri, sono tutti valori al di sopra dello zero, vanno dai 4 gradi di Arezzo fino a 8-9 gradi delle zone costiere, quindi sono aumentate rispetto a ieri. La previsione, come dicevo, per oggi all'insegna di un cielo generalmente molto nuvoloso o coperto sia al mattino che al pomeriggio, qualche schiarita nel corso del pomeriggio solo sulle zone più meridionali. Ci sarà anche qualche precipitazione sparsa, in particolare qualche debole nevicata potrà interessare le zone appenniniche intorno ai 1000-1200 metri di quota. I venti saranno moderati dai quadranti orientali. Le temperature quest'oggi non subiranno variazioni significative rispetto a ieri, quindi ancora piuttosto basse come valori massimi. Poi la tendenza per la giornata di domani vede qualche schiarita, soprattutto sulle zone meridionali e occidentali, ancora un cielo molto nuvoloso sulle zone appenniniche o anche coperto, con qualche ancora debole precipitazione nevosa intorno agli 800-1000 metri, ma si tratterà di precipitazioni molto deboli. Anche domani avremo un flusso di correnti da quadranti orientali. Questa è una situazione con queste condizioni di variabilità che tenderà a persistere anche per la giornata di giovedì, mentre poi per il fine settimana, in particolare tra il pomeriggio di venerdì e la giornata di sabato, è possibile il transito di una nuova perturbazione che potrebbe portare di nuovo delle piogge più consistenti un po' su tutto il territorio. Grazie, allora ovviamente torneremo a collegarci con voi nei prossimi giorni, domani, mercoledì, poi giovedì, venerdì, insomma avremo tutte le notizie per la settimana. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a te. E adesso credo che ci possiamo anche fermare per un'altra pausa, così riprenderemo poi con i tempi un po' più giusti, visto che eravamo andati un po' lunghi prima, riprenderemo con le nostre interviste, come detto, un po' di pubblicità e rientriamo in diretta. Ricordate il caso dell'antenna del 5G a Monteriggioni? Ne abbiamo parlato con Ginevra La Russa di Europa Verde la settimana scorsa, poi avevamo detto di tornare sull'argomento e ci torniamo anche perché, per quanto riguarda l'ospite in collegamento, possiamo dire che si è particolarmente arrabbiata di questa vicenda, di questa situazione, quindi vogliamo intanto capirne qualcosa in più e poi sapere il perché, tra virgolette, di questa arrabbiatura, visto che in collegamento c'è Raffaella Senesi del gruppo consiliare per Monteriggioni e parliamo ancora di questa antenna che tante polemiche ha creato ultimamente. Buongiorno intanto, salutiamo l'ospite. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. E allora, dunque, una presa di posizione netta, forte, il motivo ancora per questa antenna, dicevamo, vicino al centro abitato, a San Martino, con insomma schermaglie anche politiche, ma tante polemiche, dobbiamo dire, intorno a questa vicenda. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, a voi, grazie di avermi chiamato. E arrabbiata nel senso che di questa domanda, di questa installazione di questa antenna è stata fatta nel 2020 con il beneplacito del comune. Quindi dopo non ci si può arrabbiare dopo un anno e mezzo quando l'antenna viene installata. Cioè dobbiamo solo dire mea culpa, perché se nel momento in cui questa domanda era stata fatta poteva essere analizzata, l'antenna a San Martino forse non c'era,
perché ovviamente i gestori hanno entro il 31 di ogni anno la possibilità di inviare ai comuni le loro richieste e da lì poi scaturisce ovviamente quello che è normale, cioè un incontro dove si chiarisce dove si può mettere o dove non si può mettere. Perché? Perché nel nostro regolamento urbanistico, all'articolo 47, vi era proprio un articolo dove diceva dove si poteva mettere l'antenna, dove non si poteva mettere. Quindi da lì potevamo partire senza dire non si sapeva nulla, non si sapeva, non c'è regolamento, cioè c'era un regolamento urbanistico che lo riportava. E il regolamento urbanistico lo dice chiaro, perché dice: le attrezzature e gli impianti relativi alle telecomunicazioni possono essere localizzati nel territorio comunale con esclusioni delle seguenti aree: emergenze geologiche, aree di tutela paesaggistica dei nuclei storici e delle emergenze architettoniche puntuali, centri urbani, aggregati rurali minori, strade vicinali e viabilità storica relativamente al tracciato è una fascia di 10 metri per lato. Quindi, nelle aree in cui è consentita l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è prescritta una distanza minima di 100 metri dagli edifici destinati ad ospitare persone. Ora, se l'antenna di San Martino vi sembra a 100 metri dagli edifici dove devono ospitare le persone, mi sembra che i 100 metri è come un elastico, no? Si dice un metro 100, due metri 200, ma non è così. Ecco, quindi questo è diciamo la prima chiarezza che deve essere fatta. Diciamo che non se ne sono accorti di questa domanda, perché questa domanda è stata fatta di luglio del 2020, no? Il primo di settembre del 2021, dopo che un mese era stata veniva installata l'antenna. E questo è un problema, cioè un problema che si può dire non ce ne siamo accorti e se guardiamo un po' se si può fare qualcosa nel proseguo, ma non di dire noi non lo sapevamo, perché se ti hai dato un permesso regolare, perché ci vuole un permesso regolare per fare per innalzare l'antenna, a quel punto cioè non è che possiamo dire tante cose, quindi anche questo. Dopodiché una corsa a fare il regolamento, innanzitutto per l'individuazione delle aree, cioè come dice la legge regionale, occorre fare delle riunioni, perché è un piano di tutto il territorio, questo dove viene in qualche modo indicato o scelto di mettere queste antenne, e si fanno dietro ad una richiesta dei gestori, perché se i gestori chiedono un'antenna, ora dico un posto X, e te fa un piano di antenne che lì non ce la può mettere, la devi mettere a 10 km di distanza o 15 km, cioè non ha senso, perché se io gestore vorrei installare un'antenna a Badia Isola, è inutile che tu mi dia la puoi mettere alle Badesse, non mi sembra la stessa cosa, no? Ecco. Ovviamente. Quindi, adesso però che cosa, magari perché il cittadino della zona che ci sta ascoltando si potrà chiedere, adesso cosa si fa? Per quell'antenna io credo nulla, cioè quell'antenna c'è e ci sta, anche perché il cittadino deve anche sapere che se uno la mette sul tetto, l'antenna, non ha bisogno di nessun permesso, cioè solo una comunicazione al comune, quindi è un problema innanzitutto, è un problema generalizzato in tutta Italia e anche in Europa, perché è una legge europea che cade poi a livello di ogni singolo Stato. Perché? Perché c'è l'innovazione tecnologica di tutta Europa. Ecco, quindi è diciamo un insieme di norme che vanno un po' come quello che va da una goccia all'altra, è difficile come volare, no? E quindi come tale bisogna in qualche modo essere un po' più con i piedi per terra, ecco, non dire si fa, ma poi dopo che si fa? Cioè è questo. Abbiamo raccolto sì questa opinione da parte di Raffaella Senesi, che insieme a Lattanzio nel gruppo consigliare per Monteriggione insomma hanno tenuto vivo l'attenzione su questa vicenda, i cittadini che si sono lamentati, che hanno anche protestato, quindi insomma una situazione un po' particolare, un po' strana. Abbiamo ripercorso anche il cammino che è stato fatto, le tappe che sono state fatte per arrivare appunto a questa antenna del 5G. Per chiudere con Senesi, abbiamo pochissimi secondi, è chiaro che
diciamo, voi non vi opponete al 5G come magari si voleva far credere, questo no, è chiaro? No, noi non ci opponiamo sicuramente all'innovazione tecnologica, ma siccome ci sono dei parametri che devono essere rispettati, innanzitutto diciamo nei locali dove le persone stanno più di 4 ore, non possiamo mettere un'antenna a 20 metri. E quindi, cioè, voglio dire, questo lo dice tutta, no? Quindi a questo punto, cioè, dove è stata messa, non solo ci sono persone, ma ci sono anche degli edifici scolastici. Verissimo. C'è un'azienda che è sotto alla. Poi dicono, il consiglio dissero che queste 5G si irradiano a imbuto, no? E quindi quelli sotto non prendono nulla. Ora, non lo so se ci sa anche la possibilità. Si direbbe di sterzare le onde magnetiche dove si vuole, no? Quindi credo sia un po' difficile, e credo che l'antenna non la toglierà nessuno da San Martino, a meno che il gestore non si prenda la briga di smontare tutto, spendere 100.000 euro, ma non credo, e di portarla dove dice il comune. Grazie a Raffaella Senesi. Bene. Buona giornata a voi, grazie a voi, arrivederci. Il saluto alla rappresentante del gruppo consiliare per Monteriggioni, mentre noi andiamo adesso alle notizie di rassegna stampa locale, quindi abbiamo iniziato con le prime pagine dei quotidiani e andiamo adesso alla Nazione con il titolo di apertura: pensioni e bancomat, le ultime grane del governo per quanto riguarda le decisioni attese, e quindi nella prima pagina, nella parte nazionale, mentre all'interno si va a dare un'occhiata a quello che accade invece per quanto riguarda le notizie del territorio, cominciando dalla regione. In questo caso, insomma, andiamo a vedere come ci sia il problema della sanità territoriale, le linee guida, più cure a domicilio per gli over 65 e medici di famiglia in sinergia. E di sanità se ne è parlato molto in questi giorni, si parla anche a Siena di quella che sarà la situazione, ovviamente per questi giorni, la situazione che riguarda il mercato nel campo, la magia del Natale, questa è la fotonotizia, mentre c'è una vicenda di cronaca: trovata morta, aperta un'inchiesta nella casa della 39enne, c'era anche la sua bambina di pochi mesi. Poi Biotecnopolo, tutto quello che dovreste sapere, non avete mai osato chiedere ai politici, l'approfondimento all'interno del quotidiano. Due famiglie siriane accolte dalla Caritas, un'altra delle notizie. Quindi si riparte all'interno dal Biotecnopolo e poi dal mercato nel campo che apre il Natale in città, e ancora le storie di Nera, trovata morta nel suo letto, la procura che apre un'inchiesta. Ci sono i nuovi infermieri per l'area vasta, sono oltre 300, questa è una buona notizia per la sanità, ne parlavamo prima, della sanità in questo caso più direttamente con gli operatori che iniziano la loro attività. E poi due famiglie in fuga dalla Siria accolte in provincia dalla Caritas. Per le notizie invece che ci portano adesso alla Fondazione MPS, ci sono progetti da 7 milioni nel 2023, quindi investimenti che vanno a guardare al futuro. Invece in Valdelsa evade dai domiciliari, preso in taxi, prende il mezzo da Poggibonsi per Siena, ma rifiuta di pagare il tassista, e quindi il tassista che allerta i carabinieri che fermano la fuga. Poggibonsi, Natale in via Maestra, tanta gente shopping, sabato l'accensione dell'albero in piazza Cavour. E invece a Colle Valdelsa, super l'Enalotto, vinti 33.000 euro, centrato nell'estrazione di sabato scorso, un 5 giocato nella tabaccheria in via Mazzini. Proloco poliziana, festa per i 70 anni con le idee giovani. E ancora per Sinalunga, sugli scudi, tennis mania per quello che accade con il circolo tennis, che davvero sta ottenendo grandissimi risultati. Noi ci spostiamo allo sport con... c'eravamo già allo sport con Sinalunga, ma ci spostiamo adesso al calcio, perché questa sera gioca la Robur, ritmo e aggressività per vincere, la partita alle 21 al Franchi, e il Siena che affronta la Fermana. Poi ancora altre notizie, ma Villas che deve recuperare fiducia, l'obiettivo è risalire in classifica. Apriamo anche il Corriere di Siena con il titolo principale, la prima pagina del Corriere, in questo caso con gli approfondimenti e le notizie che riguardano il territorio senese.
Palio Morelli, il 2022 rimarrà nella storia, lo ha detto appunto il rettore del magistrato delle contrade, poi mercato nel campo, torna il Medioevo, esodi MPS, sindacati, mancato dialogo, ora confrontiamoci. Una pausa per noi, torneremo fra poco a parlare di notizie, insieme ad un'intervista che vogliamo fare per quanto riguarda una vicenda che sta tenendo banco per gli operatori dei locali da ballo. Allora, intanto prima vi avevamo introdotto l'argomento che trattiamo adesso, riavvolgiamo il nastro, cerchiamo di fare un po' il riassunto, andiamo al periodo del Covid, le discoteche, i locali chiusi, però nel frattempo spuntavano un po' come funghi delle feste abusive e insomma in qualche modo qualcuno riusciva a divertirsi in maniera non propriamente corretta. Poi i rave party, poi ancora altri spettacoli e ballo, spesso in sagre o comunque in ambienti con autorizzazioni forse solo parziali, quindi queste vicende si ripresentano. Tra l'altro nel periodo di Halloween ci sono state tante cosiddette feste abusive che hanno fatto arrabbiare gli operatori del settore. Noi diamo il buongiorno a Filippo Grassi, che è responsabile nazionale intrattenimento Fiepet Confesercenti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie della sveglia, anche tanto se andavo a accompagnare la figlia a scuola. Però insomma diciamo che abbiamo contribuito. Ecco, ma non avete bisogno invece di svegliarvi perché vi fate sentire da un po' di tempo, da un po' di mesi, forse anche da qualche anno in merito a queste vicende, ma davvero c'è questo abusivismo così dilagante nel vostro settore, nel senso che coinvolge poi il vostro settore? Ma in realtà c'è sempre stato, non è che dilagante, diciamo va in funzione agli eventi stagionali, tipo ci si avvicina al Capodanno, a parte ora i Covid, 2 anni di stop, diciamo a palle ferme, quando si avvicina agli eventi dove gli afflussi, la gente ha voglia più di vedersi e divertirsi, è chiaro che c'è qualcheduno, qualche locale non precisamente a norma, ma la norma vuol dire anche non avere licenze, attività promiscue che non hanno licenza di intrattenimento. Come faccio un passo indietro, per avere il ballo bisogna avere una licenza di intrattenimento, dove c'è il CPI, che è il locale prevenzione incendi, che vigili il fuoco, ovviamente monitorano tutta la situazione su base provinciale. Abbiamo l'ufficio di sicurezza a norma, spinta, la sicurezza del controllo, agenzie formate con tesserini prefettizi, per cui che sanno fare il primo soccorso in caso che uno abbia bevuto troppo, magari anche fuori quando entra non ce l'accorgiamo, perché questa è la situazione di oggi. L'addetta dell'antincendio, l'evacuazione, è chiaro che tutte queste belle cose un locale, una discoteca o comunque un locale di intrattenimento le sa, il gestore le sa, le fa e diciamo le mette a punto. Quando poi invece esplode la voglia di vederci e nascono i funghi, dove i ristoranti di bar fanno anche serate e ballano, i bar che mettono musica, creano spazi dove si balla, tutte queste belle cose loro ovviamente non ce l'hanno, non le fanno, non le viene richiesto da nessuno, ecco, questo è. Quindi se c'è questa situazione, forse, non lo so, cerco di leggere nel pensiero di Filippo Grassi, forse c'è anche poco controllo? Il poco controllo deriva dal fatto che la carabinieri e la polizia, che non ci si parla quotidianamente, insomma non ci si collabora ovviamente, perché comunque ci danno una grande mano, si cerca di prevenire sempre tutto. Quelle sono dei nuclei della polizia, del comando provinciale, e so quelle rimangano sia diciamo in bassa stagione che in alta stagione, per cui non è che è una colpa perché non c'è controllo. Certo che la programmazione di un controllo maggiore quando si avvicina a queste date andrebbe fatto, comunque sia programmato, perché si sa che comunque basta ora dare un'occhiata su internet, è facilissimo vedere le feste, vedere chi il locale che propone scene con ballo, cioè basterebbe insomma dare un'occhiata e mettersi lì a guardare Facebook, Instagram e quant'altro. Se prima non era molto facile, ma adesso è un po' più facile, perché uno ha bisogno di pubblicità e la pubblicità gira su social.
Intanto noi stiamo vedendo anche le immagini delle rave party, e anche in questo caso insomma si potrebbe aprire una lunghissima parentesi, un'ampia parentesi. Invece per chiudere, perché abbiamo pochi secondi, qual è la situazione adesso nel vostro settore? C'è un po' di ripresa, 2 anni sono stati tremendi con le varie chiusure, adesso si vedono segnali positivi, oppure tra caro bollette e altre, insomma, altre crisi la situazione non decolla? In un minuto è difficile dire tante cose di 2 anni di chiusura, perché ho fatto tante battaglie con i ministeri per avere qualche, diciamo, qualche rimborsino, ho fatto una battaglia per farle riaprire, c'era l'ultimo comparto diciamo chiuso, se ve lo ricordate, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, c'era il a ottobre, settembre-ottobre, insomma c'erano gli ultimi a essere stati chiusi, per cui rimanere chiusi non è piacevole quando tutti gli altri tornano alla pseudo normalità. Hai detto una cosa importante, la legge è stata fatta dei rave party, la stanno correggendo, è stata fatta diciamo in fretta e in furia, quello ho visto, ma io ho fatto un plauso, uno dei pochi fuori dal coro, ho fatto un plauso, perché veramente è vergognoso vedere gente che fa dell'abusivismo un divertimento proprio conclamato. Andare nei posti, nei territori, ci è capitato anche a noi in tante zone della nostra provincia, dove ti viene preso d'assalto da ragazzi di ogni dove a fare i loro posti comodi, e questo non va bene. La stanno sistemando e la stanno calzando per queste attività, diciamo, completamente illecite, che non portano nulla, né di rassicurante, né per chi ci va e né per chi fondamentalmente le vede, insomma, e le guarda. Noi si rimane basiti, perché siamo, come dicevo prima, coperti di lacci e lacciuoli e di burocrazia, e questi insomma ecco arrivano mettendosi in moto sempre con i social, ovviamente il motore è sempre il solito, ne parlavo prima, e si ritrovano nel posto, va tra pesca e lì succede dei disastri. Grazie a Filippo Grassi, noi ci diamo appuntamento per fare un bilancio dopo le festività natalizie e il Capodanno, magari chissà, potremo anche avere dati molto positivi e ci farebbe molto piacere. Grazie, buona giornata. Va bene. Ciao, grazie a tutti. E allora ci segnalano un incidente, quindi in questo momento, mentre stiamo per chiudere, abbiamo poche notizie, magari poi Giulia Maestrini potrà proseguire con le notizie che riguardano questo incidente in Pescaia, un frontale fra 2 auto, una situazione quindi che per adesso si limita a questa scarna informazione che vi possiamo dare. Cercheremo di essere più precisi più avanti e poi ovviamente nel corso dei nostri notiziari durante la giornata. Io vi saluto, ci ritroviamo domani alle 7:15 insieme a Samu Piras. Buona giornata a tutti. Buongiorno Siena, ben ritrovati, seconda parte della nostra trasmissione in questo martedì 29 di novembre, a grandi passi verso la fine del mese, verso le celebrazioni di Sant'Anzano, ne parleremo nei prossimi giorni. Oggi intanto molte notizie sui quotidiani e anche la nostra parte di approfondimento, che sarà dedicata invece all'agricoltura e alle eccellenze del nostro territorio, all'enogastronomia, che è anche un motore di sviluppo della nostra economia, ovviamente. Prima però di andare a trattare questo tema, concentriamoci sulle notizie di oggi, e ci sono alcune questioni da segnalare a partire anche dai giornali. Allora, innanzitutto, ieri parlavamo di Biotecnopolo, di questo attacco che il caporedattore della Nazione aveva fatto a la città e politici, soprattutto per la mancata partecipazione all'evento del Festival della Salute del fine settimana. Oggi Pino Di Blasio ci torna. Biotecnopolo, ciò che dovreste sapere non avete mai osato chiedere, dice: politici, sindacalisti e manager replicano alle accuse di disinteresse e di mancato ascolto dei programmi, le parole chiave elencate dal presidente Aime: apertura all'esterno, attrazione di talenti e contaminazione. Appunto, Silvio Aime, nuovo presidente del Biotecnopolo, che è stato ospite a Siena sabato per la prima volta nell'ambito del Festival della Salute. E
Invece, per quanto riguarda la cronaca, la troviamo anche appunto sui giornali. Adesso vediamo se riesco a recuperarlo tra le buone notizie, perché abbiamo parlato tanto di immigrazione nei mesi scorsi, prima chiaramente con la guerra in Ucraina, con tutte le persone che si sono rifugiate anche nel nostro paese scappando dalla guerra, poi ne abbiamo parlato nei mesi scorsi con la vicenda dei tanti pakistani in arrivo dalla rotta balcanica. Oggi c'è una nuova storia. Questa storia che arriva invece dalla Siria, perché due famiglie in fuga dalla Siria sono state accolte in provincia dalla Caritas. Ieri il cardinale Elo Iudice e la responsabile di Caritas Anna Ferretti, che è stata spesso ospite anche a Buongiorno Siena, all'aeroporto di Fiumicino con i volontari hanno accolto questi due nuclei familiari, le coppie con i figli che saranno ospitati nella struttura della provincia. E dunque andiamo a ascoltare i dettagli nel nostro servizio. Siena, nel solco di Mustafa, apre nuovamente le porte a dei bambini siriani affetti da gravi malattie. Questa volta non è una fotografia ad aver attivato i corridoi umanitari, ma la comunità di Sant'Egidio e la Federazione delle Chiese Evangeliche. I 35 rifugiati siriani, di cui circa la metà sono minori che non frequentavano la scuola, arrivano dai campi profughi in Libano e adesso sono in Italia per curarsi e iniziare una nuova vita. L'arcidiocesi di Siena, Colle Valdelsa e Montalcino, ospiterà due famiglie, composte rispettivamente da 5-4 persone, e in entrambi i casi sono presenti bambini con patologie importanti. Ad accoglierli a Roma sono andati anche il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice e Anna Ferretti della Caritas Senese. Una nuova esperienza che abbiamo così pensato di accogliere per lenire qualche sofferenza. Non sarà mai la soluzione di tutti i problemi, perché è chiaro, una famiglia, due famiglie, tre famiglie, ce ne staranno chissà quante altre, però credo che sono piccoli segni che, se anche riusciamo in qualche modo ad accompagnare, a sostenere, penso che sia una cosa bella oggettivamente. Arrivano queste due famiglie, la famiglia di Diana, dove c'è un altro fratellino con babbo e mamma, e poi la famiglia di Osman con altri due fratelli e i loro genitori. Queste famiglie arriveranno, verranno collocate in due comuni diversi perché insieme non era possibile. Abbiamo già avvisato l'azienda ospedaliera che ci sta aspettando per la prossima settimana per le prime visite. Questi bimbi hanno problemi di salute molto importanti che non erano più curabili nel campo profughi del Libano, e per questo il nostro arcivescovo ha detto sì a questa accoglienza, e siamo molto felici di continuare quello che abbiamo iniziato con Mustafa e che stiamo facendo con gli ucraini, abbiamo fatto con gli afghani. È veramente un percorso intrapreso dove tutte le volte impariamo qualcosa di nuovo. Ecco, avete sentito le voci appunto di Lo Iudice e di Anna Ferretti, dunque queste due famiglie che provengono dai campi profughi in Libano. 35 i rifugiati siriani arrivati in tutto nel nostro paese con il corridoio umanitario promosso dalla comunità di Sant'Egidio, e due appunto nuclei familiari che arrivano nel nostro territorio. Quindi una buona storia di accoglienza, anche se, come sappiamo bene, le questioni sono aperte. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi per tutto quello che riguarda i migranti pakistani che ancora non hanno trovato una collocazione, sul quale si sta cercando, e per adesso sono i volontari sostanzialmente che si stanno prendendo cura di loro. Torneremo anche noi a parlarne nei prossimi giorni, visto anche che ci si avvicina al Natale, siamo inondati di buone intenzioni, e allora potrebbe essere davvero l'occasione per parlare anche di accoglienza, solidarietà e insomma buoni rapporti con le persone. Buoni rapporti invece non ci sono ancora nella politica.
Oggi sarà un giorno importante, fra virgolette, perché alcuni dei candidati tornano a confrontarsi con i cittadini. Ci sarà questa sera un incontro di Montomoli, promosso con la cittadinanza, e è la prima volta, diciamo, che torna in pista dopo la presentazione della sua candidatura e del simbolo pre-elettorale prima dell'elezione del 25 settembre. Torna in, nel suo strada per strada anche Pacciani, però ancora nulla si muove nel centro-sinistra. Si ragiona ancora su primarie sì o primarie no. Il centrodestra attende De Mossi, come ormai sappiamo, si era letto e detto che poteva, avrebbe potuto sciogliere le riserve entro il primo di dicembre, che ormai è alle porte, ma ancora in quel caso, anche in quel caso, niente da fare. E quindi facciamo il punto in questo servizio di Lorenzo Agnelli. Mentre Fabio Pacciani ed Emanuele Montomoli, candidati civici per le amministrative senesi del 2023, continuano i loro percorsi informativi preelettorali con cittadini e imprese, in casa centrodestra e centrosinistra ancora tutto tace. Se di fatto la coalizione di maggioranza sta aspettando che il sindaco Luigi De Mossi sciolga la riserva sulla sua volontà di ricandidarsi o meno, il centrosinistra invece, con il PD in testa, è in una fase di completo stallo. Nonostante il risultato di tutto rispetto che i Dem hanno ottenuto alle ultime elezioni politiche in città, per cui continuano ad essere la forza più votata, manca un nome, un programma e una chiara strategia. E di fatto manca un po' il nome, no? Che riesca un po' a scaldare gli animi. Manca anche nel campo, diciamo così, di destra, che ha governato la città negli ultimi 5 anni. Io credo però che, per quanto riguarda il mio di campo ovviamente, ci sarà la capacità di stringere, dopo una piena condivisione delle linee programmatiche per la città, ci sarà la possibilità di stringere sulla persona migliore. E francamente nel campo del centro-sinistra, se si fa una ricognizione, non ce n'è per nessuno, a mio avviso, anche come rosa eventuale di nomi da cui pescare. Uno dei nodi da sciogliere all'interno del centro-sinistra è sicuramente quello legato alle primarie. C'è infatti chi spinge per un confronto tra più candidati per sceglierne uno, mentre c'è chi vuole costruire un programma chiaro con in testa una personalità civica di rilievo che possa condurre tutta la coalizione verso l'appuntamento elettorale della prossima primavera. Meglio ragionare di più, confrontarsi in maniera periodica, quasi permanente, con tutte le forze del campo del centro-sinistra, e chiaramente condividere un nome che, insomma, interessi in un fronte il più ampio possibile, anche appunto in un campo che, diciamo così, può raggruppare tutte le forze che si riconoscono nei nostri valori. Occorrono, a mio avviso, 5-6 idee forza che riguardino il centro storico come le periferie, e soprattutto una collocazione di Siena in piena sinergia intanto con i comuni contermini, con i comuni limitrofi proprio della città, sia per quanto riguarda rapporti con la provincia e con le altre province, con Firenze, cosa che in questi 5 anni purtroppo è stata quasi sempre derubricata, se non proprio volutamente tenuta lontana. Ecco, avete sentito le parole di Filippo Lambardi, della direzione provinciale del Partito Democratico. Vedremo che cosa deciderà il Partito Democratico, anche se la sensazione è quella, appunto, che stia un po' aspettando di capire cosa farà il centrodestra per muoversi di conseguenza. Non è chiaro ancora se si andrà a primarie oppure no. Intanto, come detto, questo pomeriggio ci sarà un incontro pubblico, il primo incontro pubblico di Emanuele Montomoli. L'appuntamento è alle 18 alla Favorita in Piazza della Posta. È il primo incontro, come detto, in cui Montomoli incontrerà i cittadini. Mentre invece, sempre questa sera a Palazzo Patrizi alle 17.30, quindi sostanzialmente in contemporanea, ci sarà un convegno, una proposta per una rinascita politica. È un convegno civico con il professore emerito Maurizio Viroli, emerito di politica all'Università di Princeton. E il convegno sui civici vedrà la partecipazione ovviamente di Fabio Pacciani,
Pacciani, candidato civico del Polo Civico, appunto, come sappiamo. Quindi i due candidati si muovono e le due coalizioni che almeno sulla carta dovevano essere quelle più forti stanno ancora alla finestra. Altra questione politica di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, quella sulle mense, perché ricorderete che abbiamo ospitato la scorsa settimana l'osservatorio Viva la Pappa al Pomodoro, che parlava non tanto del costo delle mense ma soprattutto della qualità del cibo. Oggi Paolo Benigni, l'assessore all'istruzione, ha convocato una conferenza stampa questa mattina proprio per parlare della questione mense, e nell'occasione l'osservatorio ha fatto uscire una serie di domande, di provocazioni, di pungiglioni, diciamo, con cui si va a stuzzicare l'assessore Benigni con delle ipotetiche domande da porre nel corso di questa conferenza stampa. Chiaramente anche noi seguiremo la cosa nel corso della mattinata e ve ne daremo poi conto sui nostri canali durante la giornata e anche qui nei prossimi giorni. Queste sostanzialmente le notizie di cronaca che troviamo sui giornali. Un ultimo spunto, visto che parlavamo di Sant'Anzano e ormai ci siamo, dopodomani l'inaugurazione dell'anno contradaiolo è anche un momento per parlare di contrade. Dovrebbero arrivare infatti oggi dalla giunta le sanzioni ufficiali, anche perché, come dice il regolamento del Palio, deve essere fatto tutto entro il 30 di novembre. Oggi si riunisce la giunta e quindi si avrà la conferma, insomma, definitiva di come sarà andato l'anno in giustizia paliesca. Vi segnalo anche sul Corriere di Siena una intervista con il rettore del magistrato Gianni Morelli. Domani si chiude l'anno contradaiolo, dice Morelli, il 2022 è nei libri di storia, lo ricorderemo per il ritorno del tufo ma anche per la ritrovata tradizione nei rioni. E quindi un'intervista, diciamo, a tutto tondo con il rettore del magistrato delle contrade. Mi fermerei qui sostanzialmente con le notizie di cronaca, ci fermiamo, andiamo in pubblicità e fra pochino andiamo invece in Toscana. Eccoci qua, bentornati in diretta, è il momento di fare un salto oltre le mura e andiamo a farlo con Simone Bachini, lo vedo già collegato dalla sua auto, eccolo là. Simone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eccoci come, qua. Eccoci qua, dunque dicevamo oggi il tema di tutta Italia è quello su il rischio, no? Abbiamo visto quello che è successo a Ischia nei giorni scorsi, 8 le vittime accertate, ancora dei dispersi da cercare, e questa polemica soprattutto lanciata dall'ex sindaco, no, che aveva più volte lanciato l'allarme sulla necessità di evacuare delle aree, sul fatto che troppe di quelle abitazioni fossero abusive, che si sarebbero dovute smantellare e abbattere da tempo. Insomma, il tema è sempre quello del consumo del suolo, della cementificazione che poi rende i nostri territori fragili. E oggi c'è un interessante pezzo sul Corriere Fiorentino che parla anche della Toscana. L'avanzata del cemento, dice il Corriere Fiorentino, in 15 anni 4.000 ettari in più. Le demolizioni al rallentatore e, secondo uno studio, il 90% del territorio è a rischio frane o alluvioni. Questo è un dato che, insomma, ci fa riflettere anche in Toscana, Simo. Eh sì, d'altra parte siamo attraversati da fiumi importanti, l'Arno in primis, che ricordiamoci, insomma, sì, dopo il 1969 e le tragiche alluvioni è stato messo in sicurezza, ma non è ancora in sicurezza al 100%. È vero, quando poi ci sono gli anniversari si dice che quello che è successo non può più succedere, però fatto è che la situazione rimane critica. E poi ci sono tutte le aree appenniniche
e o comunque anche collinarie, che hanno come problema centrale anche lo spopolamento. E questo è un grossissimo tema, perché qui è la sindaca del comune di un comune apuano, ora non ricordo bene il nome. Questa sindaca dice bisogna regimare la montagna o comunque la collina, e prima veniva fatta da chi ci abitava, quindi i terreni erano più in ordine e quindi anche il deflusso delle acque era più ordinato, no? Quindi c'è da una parte il tema dello spopolamento, e poi c'è il tema si è moltiplicato le zone antropizzate nella pianura, e lì poi, nel senso, ciò che arriva dalla montagna fa problemi in pianura, no? Certo. Quindi lì la cementificazione. Cioè questa piantina, questa mappa che il Corriere realizza con i dati ISPRA, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, sul consumo del suolo, ecco, e la vediamo insieme, che ci fa vedere proprio questa piana fiorentina che arriva fino alla costa, dove il suolo chiaramente ha un consumo importante in percentuale, mentre invece le aree più interne, compresa fra l'altro gran parte della provincia di Siena, sono quelle che stanno meglio, diciamo. Sì, insomma, e poi si vede anche poi da quando ci sono le questioni delle allerte delle famose conte dei danni. Abbiamo visto in passato territori cementificati, insomma, ricordiamo anche l'alluvione di Livorno, cioè i rii erano tombati. Sì, ce lo ricordiamo bene. Cioè, questo è drammatico. Lì si è fatto tanto dopo, oggettivamente occorre dirlo. Come si è fatto tanto nella zona poi dell'Albegna, nella bassa Maremma, che là c'era un problema con il fiume Pecora e con l'Albegna, che esondarono nel 2012. Queste intanto sono le immagini che arrivano da Ischia, appunto, e che ci raccontano i giorni successivi. Sì, lì c'è una questione lavica anche, nel senso che, insomma, questa fortunatamente in Toscana non ce l'abbiamo, però, insomma, quello che è... L'altro dato interessante, sempre che riporta il Corriere, è quello sugli abusi, no? Si è parlato molto che a Ischia ci sono qualcosa come 26.000 costruzioni abusive. Abusive significa che stanno in posti dove non dovrebbero stare, no? E dove chiaramente sono o a rischio o in luoghi dove non dovrebbero stare. Il Corriere dice che in Toscana solo nel 2020 ci sono state 6.225 ordinanze di demolizione di abusi edilizi, un dato secondo solo a quello della Campania. Solo il 41,4% però di quelle ordinanze è stato eseguito, quindi un dato importante, ma pochissima capacità di poi gestirlo. Sì, perché come dicono, poi alla fine sono i sindaci che devono fare l'ordinanza finale, e il sindaco sappiamo che poi alla fine mai in quella casa ci sono bambini, come fai? Cioè, nel senso, quindi quella è una questione complicata. Infatti non a caso dicono di far gestire cose ai prefetti, no? Perché, però, insomma, fatto sta che non è una scusante che il sindaco non possa, però sono situazioni complicate. E se non sbaglio il Corriere Fiorentino fa anche un altro esempio tra Ischia e Lebba. Perché esatto, poi Lebba, perché gran parte degli abusi in Toscana, cioè, dice, il grosso riguarda ampliamenti degli edifici sulla costa, e l'Elba su questo fronte è un fiorire di abusi, scrive sì. Questo bel reportage firmato da Giulio Gori sul Corriere. Eh sì, vabbè, siamo stati all'Elba, l'abbiamo visto, i resident, certe strutture sono davvero per spettacolarità, no? Quando ci sei dentro è bellissimo, no? Per il turista, no? Sei in montagna, sei a un passo dal mare,
e ha il panorama, no? E quindi, diciamo, da un punto di vista è vendibile, no? Nel senso, come immagine, è, certo, è da grande appeal, però questo a che prezzo? Quindi questo è un grande punto interrogativo. L'Italia è fragile proprio come conformazione, come è la sua bellezza, ma è la sua fragilità. La rabbia è che poi ci troviamo sempre a fare questi discorsi quando si contano le vittime, come in questo caso, e poi avanti fino alla prossima tragedia, no? Fino alla prossima dato di cronaca. Certo. No, è sempre così, parole che non lo so se questa volta possono prendere una piega diversa, speriamo, insomma, vediamo. È complicato, si è sbagliato tanto. Assolutamente. Tornando in Toscana, visto che appunto si parla proprio di piana della Toscana e anche di energia, se vogliamo, e di gestione dell'ambiente, a Empoli è scoppiato un nuovo caso che riguarda il gassificatore, sì, cioè il nuovo impianto di rifiuti in zona industriale Terrafino, vicino alla frazione di Marcignana. La città si spacca perché come sempre c'è chi queste cose non le vuole. È chiaro, c'è questo progetto presentato da Alia, che è la società appunto di gestione dei rifiuti dell'area centrale fiorentina, che dice niente, con i rifiuti facciamo energia, facciamo gas pulito e quindi, nel senso, costruiamo questo impianto. È al momento un'idea e questa sera appunto a Marcignana proprio ci sarà un incontro dove Monia Monni, assessore all'ambiente della Regione Toscana, verrà a spiegare ai cittadini la bontà di questo gassificatore che secondo gli studi, secondo quello che dicono, non inquinerebbe, non danneggerebbe nessun, cioè non avrebbe nessuna conseguenza, insomma, sul territorio circostante, però sarebbe fortemente necessario, perché soprattutto i rifiuti dell'area fiorentina in questo momento vengono smaltiti in Emilia Romagna, e questo, insomma, è un costo soprattutto per la città di Firenze molto alto. E quindi niente, questo gassificatore risolverebbe problemi, insomma, tanti problemi. Tra l'altro potrebbe essere sperimentale, perché poi a quanto pare ne avrebbe messo uno in ogni ato, ecco, insomma. Però si parte da lì. Ora non lo so, questa l'ho detta, me l'hanno detta. Vedremo. Me l'hanno detta la manifestazione, quindi Vox Populi. Ecco, ok, diciamo. Quindi la dobbiamo ancora, diciamo, confermare. Vedremo come sì, andrà a finire anche la storia di Empoli. Infine, un'ultima notizia che ci riporta a Firenze, ma che stavolta sarebbe una buona notizia, visto che, come diciamo sempre, per fare le cose ci vogliono i millenni, c'è un passo avanti per il tunnel della stazione, no? La questione, l'appalto assegnato da 1 miliardo, lavori che dovranno finire nel 2028 addirittura. Questo, diciamo, fa sì che il famoso famoso attraversamento, sì, no? Attraversamento, sì, il famoso attraversamento fiorentino che fa da tappo ai regionali, no? Lo sappiamo bene, quando si arriva a Firenze spesso i regionali si fermano, ma ho visto anche quando prendendo il Frecciarossa, insomma, o Italo, quando si arriva comunque in prossimità di Santa Maria Novella c'è sempre uno stop, no? Nel senso, dei treni, perché lì bisogna dare delle precedenze. E poi, insomma, l'alta velocità italiana, ricordiamo, no? A Firenze rimane comunque non fluida, no? Perché il treno deve entrare in stazione, deve essere fatto il cambio di, tra virgolette, di direzione, no? Quindi il treno poi esce in un'altra direzione, quindi da un punto di vista di mobilità, ecco, viene acquisito una fluidità
che è importante, perché insomma se si crede sempre di più anche nel trasporto ferroviario per abbattere appunto il fatto delle auto sulle strade, le strade che poi hanno carenza di manutenzione, inquinamento, insomma mi sembra questa un'operazione, anche questa molto criticata, i tunnel, però insomma forse questa è davvero importante, ecco, e anche il trasporto regionale ne beneficerà, certo. Beneficerà sicuramente, insomma, quindi la speranza davvero che si vada avanti, spediti, e ce n'è bisogno. Assolutamente, parere. Ci sarà da soffrire con tutti i lavori fino al 2028, però d'altronde purtroppo questo dobbiamo accettare. E sì, prego. Ti ringrazio Simone di questa carrellata di notizie dalla Toscana. Tu mi dicevi che sei in mezzo a uno sciopero nel frattempo, una manifestazione, sì, dei ragazzi? Sì, ci sono 200 ragazzi, mi sembrano, insomma, che hanno sfilato per le vie di Pontedera di un liceo, l'avevano annunciato ieri, e praticamente dicono che al liceo è freddo . E quindi, nel senso, le aule sono fredde, sono mal riscaldate, poi con i tagli del... Certo, dovuti alla crisi sarà anche peggio. Anche peggio, quindi, ti insomma, ringrazio e ti auguro buon lavoro in giro per la Toscana, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie a voi. Grazie mille a Simone Bachini in giro per la Toscana con la sua auto. Noi ci fermiamo, torniamo fra poco e parliamo di alimentare, agricoltura e gastronomia. Eccoci qua, bentornati in diretta, è il momento di andare a parlare, come vi dicevo, di alimentare, di agroalimentare, di agricoltura e di eccellenze del nostro territorio. Prendiamo l'occasione dall'ultimo rapporto Ismea Quali Vita del 2022 sulla cosiddetta DOP economy italiana, ovvero un settore in grande crescita, quello delle DOP appunto, che vale 19 miliardi di euro e spicci, e analizza il ritorno economico delle filiere agroalimentari e vitivinicole dei prodotti DOP e IGP nelle regioni e nelle province del paese. Per parlare di questo c'è collegato con noi, ed è già pronto, il direttore generale della Fondazione Quali Vita, Mauro Rosati. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dunque, è un rapporto annuale che voi curate, che appunto ci fotografa un settore fondamentale per l'Italia e ancora di più per la nostra regione, se consideriamo che la Toscana, con 89 prodotti DOP e IGP, è una delle 5 regioni in cui la DOP economy supera il miliardo di euro di valore, cioè le nostre cosiddette eccellenze agroalimentari, che è un termine abusato ma diciamo lo usiamo per comodità, valgono oltre un miliardo di valore. Sì, in Toscana abbiamo 1,3 miliardi. Devo dire che l'importante di questo volume lo fa il comparto vino con le grandi denominazioni, sono 58 i prodotti vitivinicoli che fatturano quasi 1,2 miliardi. Il comparto cibo invece è molto distante, fattura solo 178 milioni di euro. È chiaro che tutto, diciamo, la crescita che c'è stata in questo anno del comparto vino, uguale al 19%, una crescita importante che segna come le nostre cantine, le nostre aziende vitivinicole abbiano veramente superato alla grande il problema della pandemia. Sul vino siamo terzi in assoluto in tutta l'Italia come regione, mentre sul cibo siamo la nona regione. Credo che sia importante, insomma, fare una riflessione su come facciamo crescere il comparto del cibo, del food nella nostra regione, perché ha tanti prodotti, però solo pochi riescono a raggiungere dei fatturati degni di questo nome. Ecco, e come facciamo a farli crescere? Si è arrivati anche a comprendere, parlo dal lato consumatore, il valore di queste certificazioni, cioè si è capito, è diffusa la consapevolezza di cosa ci sta dietro a una DOP e a una certificazione di questo tipo?
Ma io credo che in questi anni abbiamo veramente fatto un grande passo in avanti sulla consapevolezza dei consumatori. Uno, perché ci sono state molte catene di distribuzione, la GDO ci ha investito tanto in comunicazione, quindi io penso a tutte le linee specifiche che ci sono nella GDO proprio legate a prodotti tipici. E poi sicuramente anche nella volontà della nostra, diciamo, delle nostre imprese è quello di andare sempre più a una filiera certificata e possa non solo garantire i consumatori ma essere anche attrattiva all'estero, perché ricordiamo che molto del valore che oggi noi produciamo in Italia, soprattutto nei prodotti qualità, viene dato dall'export, quasi 11 miliardi, e questo credo che possa, insomma, essere stato uno degli elementi che ha portato sempre più consapevolezza. Quindi c'è stata sia una spinta della distribuzione, ma c'è stata anche una spinta delle aziende che hanno investito nei sistemi di certificazione proprio per poter essere attrattivi all'estero. Cosa si può fare? Si può sicuramente fare di più, perché noi abbiamo un lato debole su tutta questa partita, è la ristorazione. Cioè la ristorazione oggi solo sul vino dà una grande spinta al comparto sulla certificazione, sui prodotti, sul cibo spesso e volentieri, a parte qualche piccolo prodotto di nicchia o di punta, non si utilizzano i prodotti DOP-IGP o si utilizzano molto meno, ecco, da questo punto di vista. Ecco, fra l'altro dal punto di vista dei dati ci interessa anche un'analisi, diciamo, più territoriale. Estrapolando i dati del rapporto, abbiamo detto che la Toscana conta 89 prodotti, è una delle 5 regioni in cui questa economia supera il miliardo di valore. All'interno della Toscana la prima provincia per impatto economico è proprio quella di Siena, con 676 milioni di euro, seguita da Firenze, Grosseto e Arezzo, ma molto lontani, cioè la seconda, che è Firenze, è 273 milioni, quindi quasi un terzo, poco più di un terzo del valore della nostra provincia. Quindi, ecco, vuol dire che noi negli anni abbiamo saputo fare meglio o che siamo più fortunati perché abbiamo un territorio più felice? Tutte e due. Noi abbiamo saputo fare meglio, abbiamo saputo investire nel territorio. Io penso, insomma, agli investimenti nella nostra provincia, anche fatti in strade, comunicazioni, infrastrutture, e fatte anche attraverso cantine, aziende sempre, diciamo, di grande innovazione. E qui, diciamo, la mia polemica di qualche settimana fa, di qualche mese fa, sui temi un po' by food e by wine, cioè noi siamo la prima provincia della regione in tutti i comparti, le altre neanche sono vicine, e oggi non meritiamo neanche di avere un evento che si dica un evento degno del nostro blasone e dei nostri soprattutto numeri. Cioè noi oggi rappresentiamo la Toscana in tutto e per tutto, e la regione toscana invece viene rappresentata da iniziative che vengono fatte fuori dal contesto senese e vengono fatte da tutte le parti. Ecco, questa è una cosa che non sta in cielo né in terra, e io nelle settimane scorse ho sempre messo l'accento su questo. Se si vuole difendere Siena, se si vuole difendere i nostri prodotti, bisogna riportare anche grandi eventi nel nostro territorio, perché i grandi eventi fanno la differenza, aiutano le aziende e soprattutto aiutano a capire qual è il buon cibo, qual è il buon vino. È chiaro, se si fanno gli eventi solo a Firenze è difficile far capire tutto questo, e credo che la politica qui senese abbia molto latitato su questo tema, e i dati che noi presentiamo, insomma, sono abbastanza chiari e eclatanti. Spero che si riprenda questo discorso, perché Siena, dopo la chiusura dell'Enoteca Italiana e dopo lo scippo e il by food, è veramente messa in un angolo su questi temi, mentre le aziende, i consorzi di tutela stanno facendo un grande lavoro. Tra l'altro voi come fondazione avete sede proprio a Siena e siete stati dei precursori in qualche modo di questo interesse che oggi è diffuso, ma che all'inizio, insomma, era un po' di nicchia, e potreste essere proprio voi in qualche modo il soggetto che fa, come avete già fatto in passato, da collettore di tutte queste istanze, no? Come si dice, nessuno è profeta in patria. Io più volte, noi 22 anni che lavoriamo su questo settore, siamo forse la organizzazione più avanti a livello internazionale sulle IG, non solo in Italia, ce lo riconosce il Ministero, ce lo riconosce la Commissione Europea, perché
i nostri dati, insomma, e le nostre elaborazioni scientifiche sono sempre all'altezza di tutti, diciamo, gli interlocutori. Più che dirlo, più che incentivare anche una riflessione, Siena invece politicamente prende sempre delle strade molto diverse. Io credo che il fatto di aver fatto chiusura dell'Enoteca Italiana, il fatto di non avere degli eventi, come dicevo prima, è una cosa che bisogna riprendere quanto prima. Noi siamo sempre disponibili, siamo stati disponibili. Io ricordo che se abbiamo due certificazioni sul Ricciarello e sul Panforte di Siena, e sono state le prime del settore dolciario, dei dolci, no? Fra l'altro, in Italia, all'impegno del sottoscritto e di qualche altro che ha voluto fortemente insieme alla Camera di Commercio presieduta a quel tempo da Vittorio Galgani, però ahimè poi le imprese non hanno saputo sfruttare al meglio, mentre in altri settori lo hanno fatto e in altri, diciamo, contesti territoriali hanno fatto l'opportunità delle certificazioni. Ecco, ci sarebbe da riprendere questo, perché io penso che Siena, attraverso l'agroalimentare e tutta la parte artigianale legata al settore dolciario, potrebbe ritrovare una spinta economica di notevole impatto. Si parla non solo di come di manovalanza, questi, diciamo, comparti danno anche la possibilità di avere delle specializzazioni importanti, come del resto il vino ci insegna. Quindi credo che se una politica di ripresa si debba fare, pensare per Siena, oltre a quella delle biotecnologie, è quella dell'agroalimentare, ma su questo nessuno oggi ha fatto qualcosa, anzi la regione ha scippato l'unica cosa che c'era a Siena per rilanciare proprio questo comparto. Chiedo, e lo dico in maniera molto chiara, a chi si occuperà di politica, a chi si sta occupando di politica, di riprendere un progetto serio di rilancio dell'agroalimentare della nostra provincia, perché possa veramente portare quel beneficio che in questo momento manca alla nostra città. Vediamo molte aziende che chiudono, i servizi che chiudono, il destino della banca non so quale sarà. Credo che questo settore invece ci possa portare tanta tanta fortuna. È sicuramente un volano di sviluppo, come abbiamo detto tante volte. In questo, per esempio, anche la fondazione prima del professor Riccaboni sta facendo tanto proprio per incentivare anche la formazione e l'educazione delle nuove professioni dedicate all'agroalimentare. È, come dite anche voi nel vostro rapporto, un volano di sviluppo economico. Appunto, con il 30% sul valore complessivo del settore alimentare in Toscana, ma come abbiamo visto il nostro territorio è ancora più forte. Visto che lei dice chiedo a chi si impegnerà in politica di rimettere al centro questi temi, flash, cosa gli chiediamo? Cioè, se dovesse fare una lista dei desideri di cosa serve a questo settore e che può essere intanto realizzato a livello locale, ovviamente, non quello che poi non dipende da noi. Intanto serve sicuramente un evento importante sulla nostra città, perché gli eventi creano coesione, creano momenti di confronto. Io ricordo le cose che abbiamo fatto con Qualivita in questi anni, a partire dal 2000, hanno creato anche una consapevolezza diversa, perché hanno bisogno. Poi, lo diceva bene lei, la Fondazione Prima, il Santa Chiara Lab sta facendo formazione, quello è un altro elemento, e poi servono delle politiche mirate, che non sono i soldi, perché purtroppo la politica oggi parla solo, pensa solo ai soldi. Servono delle strategie, servono le infrastrutture, servono tutta una serie di, diciamo, di attività politiche che oggi non sono nell'agenda né nella regione toscana, che ne avrebbe le competenze e soprattutto ne avrebbe anche le capacità e le risorse, ma soprattutto non c'è nella provincia di Siena né nel comune di Siena. Penso, fa delle cose molto banali, perché per fare, diciamo, creare una cultura economica bisogna investire anche in cultura. Noi abbiamo, lo dicevo prima, dei dolci che sono scomparsi da tutti gli scaffali della grande distribuzione in tutto il mondo. Prima eravamo solo noi, oggi troviamo altre cose, e quello secondo me è un tema importante. Non abbiamo saputo attrarre nessun industriale serio che
potesse riprendere in mano il discorso del dolciario, e questo secondo me è un'operazione che deve fare un'istituzione insieme anche alla banca, l'ho detto più volte, se noi trovassimo un paio di industriali seri che potessero investire qui, secondo me la filiera del dolciario troverebbe veramente un boom incredibile con tutto il know-how e la storia che c'ha. Poi serve anche lavorare molto su ripeto, degli eventi che possono veramente dare consapevolezza. Abbiamo un turismo di massa qui che ormai è un grande volano anche di promozione, quindi se riusciamo a intercettare questo turismo, gli raccontiamo che cosa stiamo facendo, sicuramente anche le aziende, visto insomma le caratteristiche anche di produzione, di commercializzazione che possono avere, ne trarrebbero sicuramente un grande vantaggio. Però non è un discorso che si può fare come in un minuto. Certo. Io credo che manchi la sensibilità. Noi l'abbiamo portata in Italia, abbiamo lavorato con Treccani, stiamo lavorando con il Ministero, col Poligrafico dello Stato, insomma da piccola realtà abbiamo portato una grande sensibilità fra i decisori politici e fra gli stakeholder nazionali, e oggi se il Ministero si chiama Ministero della Sovranità Alimentare è anche perché le indicazioni geografiche oggi hanno fatto un percorso grazie a Fondazione Quali Vita, grazie a un sorso di tutela che nessuno si aspettava. Proprio lì la volevo portare, infatti, il Ministero della Sovranità Alimentare, questa parte che è stata aggiunta al vecchio Ministero delle Politiche Agricole, è quindi va in questo senso, cioè vuole riconoscere le certificazioni, il Made in Italy, e quindi è una salvaguardia delle nostre eccellenze, secondo lei? Guardi, io l'ho chiamata in un altro modo, noi l'abbiamo sempre chiamata in un altro modo, noi l'abbiamo chiamata la democrazia della qualità alimentare, e che poi è lo stesso concetto di sovranità alimentare. A me sovranità non piace, a me è sempre piaciuto democrazia, perché, lo spiego brevemente, noi attraverso le WGP abbiamo incrementato e mantenuto in Italia un paniere alimentare, una biodiversità alimentare che non c'ha nessun altro, perché altrimenti oggi noi andiamo al supermercato e troviamo sicuramente un grande paniere di biodiversità. Noi possiamo scegliere la nostra dieta, e sicuramente nella nostra dieta, che poi è la dieta mediterranea, abbiamo i prodotti WGP perché li abbiamo saputi mantenere nella produzione, altrimenti non avremmo neanche la metà di questi prodotti. Chi si metterebbe a fare una cassatella? Chi si metterebbe a fare? Quindi attraverso WGP abbiamo fatto un processo democratico di mantenimento di biodiversità alimentare. L'altro aspetto della democrazia di qualità è quello che nel momento in cui si fanno le indicazioni geografiche, i produttori insieme agli enti territoriali definiscono le regole di produzione, i controlli di produzione, e quindi c'è anche una democrazia di così fra la filiera produttiva. E il terzo aspetto democratico di questa nostra affermazione è legata anche alla disponibilità di informazioni attraverso la tracciabilità e attraverso i controlli che il consumatore ha. Quindi sicurezza alimentare è sicuramente un elemento molto importante. Assolutamente, tra l'altro, per chi non conoscesse il sito di Fondazione Quali Vita, l'osservatorio, c'è l'atlante di tutte le DOP, di tutte le certificazioni, di tutte le etichette, perché forse a volte siamo un po' abituati a parlare di vino, come diceva giustamente lei, o di prodotti super conosciuti tipo l'olio extravergine o il prosciutto toscano, ma in realtà di DOP ce ne sono tantissime, a volte anche meno conosciute, che vale la pena di scoprire, no? Assolutamente sì, io credo che se giriamo insomma lungo e largo oggi con tanta voglia che c'è di fare turismo enogastronomico, troviamo cose inaspettate. Insomma, io penso solo in Toscana, solo a Siena, se iniziamo a girare per la Montagnola, andare a vedere la Cinta Senese, troveremo dei produttori attenti che possono veramente farci conoscere cose che fanno parte della nostra storia, ma che sono proiettate nel futuro e che poi sono quelle che attraggono i grandi turisti, ecco, in questo senso. Stesso sull'olio, su tante cose, ecco, per me il modello dell'IG, al di là dei marchi DOP e GP, è un modello di filiera che è l'unico modello di filiera che possiamo avere in Italia. Cioè, se vogliamo continuare a fare agroalimentare
e lo dobbiamo organizzare attraverso una filiera che ha a capo un consorzio e una denominazione. Poi può piacere più o meno, ma questa è la realtà dei dati. Oggi le filiere che funzionano in Italia e all'estero sono quelle che si sono aggregate attraverso una denominazione di origine o indicazione geografica protetta. Su questo, secondo me, dobbiamo costruire una nuova politica della qualità che possa veramente rilanciare il nostro settore all'estero, ma soprattutto anche in Italia. Assolutamente, noi accogliamo questo appello di Qualivita, lo porteremo durante l'inverno anche noi ai candidati sindaci che speriamo di accogliere nei nostri studi. Grazie dunque a Mauro Rosati, direttore generale. Io sono disponibile a fare qualsiasi, diciamo, colloquio anche in diretta su questi temi, perché su questo Siena si gioca una partita importante. Lo faremo di sicuro, quindi qualche confronto aperto su questi temi sarà molto interessante. Grazie per adesso, Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Qualivita. Grazie e buon lavoro. Grazie. Ecco qua, noi ci fermiamo invece, andiamo a pubblicità, torniamo fra poco per chiudere. Dunque, devo fare una rettifica prima di chiudere. Ho sbagliato a lanciare il convegno civico che vedrà tra gli ospiti il professor Viroli, perché sarà martedì prossimo, il 6 dicembre alle 17.30 a Palazzo Patrizi, il convegno Una proposta per una rinascita politica, mentre invece è di oggi pomeriggio l'appuntamento sempre del candidato civico Pacciani, ma del suo percorso strada per strada, gli incontri con i cittadini che oggi pomeriggio sarà in San Prospero, fatta a San Prospero. Avevo confuso le due date, quindi giusto dirlo a chi è interessato. Infine, con Rosati parlavamo anche di formazione sull'agroalimentare, dunque ha preso via la terza edizione del Siena Food Lab Academy, tecnologia e innovazione in un percorso proprio per studenti e professionisti del settore. Sentiamo i dettagli nel servizio. Al via la terza edizione di Siena Food Lab Academy, il percorso di alta formazione che sostiene la crescita di competenze di studenti, imprenditori, agronomi, periti agrari, agrotecnici e altri professionisti del settore agroalimentare. Il ciclo formativo fa parte di Siena Food Lab, il progetto ideato e promosso dal Santa Chiara Lab dell'Università di Siena e dalla Fondazione Monte dei Paschi per il trasferimento tecnologico e l'innovazione del comparto agricolo del territorio senese, avviato a fine 2020 e rivolto a 60 aziende del settore olivicolo, vitivinicolo e cerealicolo. Dopo il successo delle prime due edizioni con più di 32 webinar, quasi 500 partecipanti, oltre 60 docenti e 105 open page rilasciati dall'Università di Siena, Siena Food Lab Academy quest'anno arricchirà l'offerta formativa. Abbiamo riunito 60 imprese, che è un numero importante, 20 vitivinicolo, 20 olivicolo e 20 cerealicolo, e abbiamo lavorato sui temi dell'agricoltura di precisione, cioè usare in maniera molto efficiente l'acqua, i fertilizzanti, i trattamenti, e questo aiuta le aziende a essere più sostenibili, ma anche a essere più redditizie, quindi è una situazione che aiuta tutti, con anche investimenti molto limitati e un'importante attività di formazione. Oggi infatti parte un nuovo ciclo di formazione su queste attività. Fino al 25 maggio il percorso gratuito prevede 8 lezioni, 4 in presenza e 4 online, tenute da docenti universitari ed esperti di centri di ricerca, enti, istituzioni e imprese. È un'attività che va nel solco del cammino, del percorso, diciamo, che ha intrapreso la Fondazione Monte Paschi in questi anni, sul fronte dell'innovazione, la sostenibilità e la formazione. Questi sono i tre pilastri, diciamo, di un triangolo, se vogliamo, su cui la Fondazione si muove in questo settore. Speriamo di coinvolgere sempre più giovani su questo fronte e di vedere, diciamo, qualche risultato nel prossimo futuro. Ecco qua, avete sentito quindi il Siena Food Lab. Io mi fermo qui con questa puntata. Grazie a tutti voi per essere stati con noi anche oggi, e buongiorno Siena, per quanto mi riguarda, torna domani come sempre alle 8.30. Grazie e buona giornata.